Ciao ragazzi, oggi vi suono un riff tratto dallo stile bassistico di Donald Duck Dunn, mitico bassista famosissimo anche per aver preso parte al film Blues Brother, un film assolutamente mitico e imperdibile. Innanzitutto, per suonare un riff di Donald Duck Dunn, secondo me bisogna cercare a fare una ricerca sul suono che aveva. Infatti, se avete notato, mentre lo suonavo, usavo sempre un dito perché utilizzo questa tecnica che in realtà l'ho vista fare da Francis Rocco Prestia per avere un suono più grosso. Stoppato, uso un dito per suonare la nota, anziché lasciarla andare lunga, la stoppo col medio o con l'anulare. Lo stesso tipo di riff suonato libero, avrebbe avuto un suono molto diverso. E quindi secondo me perde un pochettino in intenzione, mentre invece in questo modo riesco a avere tutte le note stoppate. All'epoca si ovviava questa cosa anche ad esempio utilizzando un panno messo tra le corde sul ponte, vicino al ponte, diciamo. Adesso chiaramente questo è esagerato, però per farvi sentire l'idea, quando sentite la nota rimane comunque stoppata. Se io vado a suonare il riff, riesco a suonarlo in diteggiatura normale. E ho comunque anche questo suono un po' grosso, stoppato, con l'attacco batuffoloso, possiamo dire. Ma veniamo alle note. Allora, è costruito su due accordi, La e Mi. Utilizza una figurazione che poi sia sul La che sul Mi è uguale. Cioè, io suono il La. Tasto 12, corda di La. Ok? Quindi dove abbiamo i due pallini, che la tastiera inizia a ripetersi, all'ottava superiore, corda di La, abbiamo chiaramente un La. Poi andiamo sul sesto grado maggiore di La. Adesso ve lo spiego con i gradi perché poi quando cambierà l'accordo il grado rimarrà sempre uguale. Nel senso, io suonerò La Fa diesis, che è il sesto grado maggiore, poi scende sulla quinta, che è un Mi, e poi la terza maggiore, il Do diesis. Quindi 1, 6, 5, 3. Quando mi sposterò sul Mi sarà sempre Mi 1, 6, la sesta maggiore di Mi è un Do diesis, la quinta è un Si e la terza maggiore è un Sol diesis. Ok? Allora vi dico ancora un attimo bene l'altezza delle note. Primo accordo, La, batto due La, poi Fa diesis, tasto 11, corda di Sol, quinto grado, Mi, corda di Re, tasto 14, e Do diesis, corda di Re, tasto 11. E riparte.
quattro volte. Cambio, mi. Avete notato che ho mantenuto la diteggiatura scendendo quindi giù. Sotto, ripeto, faccio mi, do diesis, tasto 11, corda di re, si, tasto 14, corda di la, e sol diesis, tasto 11, corda di la. Chiaramente adesso l'ho fatto, per farvi vedere, diteggiato, quindi 2, 1, 4, 1. Come lo suono io invece sarà tutto con il dito indice, quindi devo andare. Cambio. Ok, benissimo. Anche per oggi abbiamo visto un nuovo video e grazie a tutti. Se vi va di mettere un like, di condividere la pagina, a me fa molto piacere. Date anche un'occhiata al mio canale YouTube, iscrivetevi se vi va. Grazie a tutti, ciao e buona musica.